Benvenuti a Battine Agroinforma. Continuiamo a parlare di stagionalità dedicandoci oggi al diserbo. È un concetto fondamentale, è la gestione intelligente degli agrofarmaci. E appunto per questo entra in gioco, potremmo dire, la direttiva 128 che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Europea nel 2009. E appunto questa direttiva si focalizza su tre punti principali. Innanzitutto bisogna utilizzare gli agrofarmaci solo se necessario. Inoltre bisogna prevedere la formazione degli agricoltori per evitare errori. E ultimo punto, forse quello più importante, dove entra in gioco la Battini Agri, è la diffusione di attrezzature che massimizzino il lavoro. Presidente, quindi di che attrezzature parleremo oggi riguardanti il diserbo? Nello specifico parliamo di una macchina che può essere definita combinata, perché si parla di una botte del diserbo posteriore da 13 quintali abbinata ad un serbatoio innovativo anteriore da 1100 litri. Questo consente all'operatore di poter avere la stessa efficienza di una macchina importante semovente o di una macchina trainata, quindi con una manovrabilità completamente diversa, quindi molto più pronta ed efficiente in ogni situazione. E queste sono tutte macchine ISOBAS compatibili? Sì, diciamo che possono essere anche non ISO compatibili, però il vantaggio proprio per attenersi a quei protocolli di cui parlava lei è proprio quello di avere la massima efficienza. Per avere la massima efficienza dobbiamo controllare le macchine con un sistema satellitare, perché è l'unico modo per poter essere al 100% produttivi ed efficienti, appunto. E al 100% all'interno della nuova PAC. La nuova PAC prevede un protocollo e sui concimi, sui diserbi ci sono restrizioni veramente importanti in cui l'utilizzo di questa tecnologia diventa praticamente basilare. Quindi ecco perché da un anno e mezzo a questa parte sta iniziando questo processo di evoluzione, ripeto, soprattutto sui concimi e sui diserbi. Perché comunque si parla sempre di inquinamento, cioè c'è sempre il rischio di andare a inquinare il terreno, falde acquifere, e quindi è importante prevenire. Ovvio, le sovrapposizioni sia nel concime che nel diserbo stanno diventando appunto restrizioni fondamentali. E parliamo di prodotti nocivi in prevalenza, e quindi ecco perché c'è la necessità di controllarle a livello satellitare, è l'unico modo per poter essere 100% efficienti. Poi l'inquinamento può essere di due tipologie, puntiforme e di deriva, e qui appunto queste macchine entrano sempre in gioco. Certo, la deriva è una cosa importante, tutti ce l'hanno, tutti ne parlano, ma pochi probabilmente la eliminano quasi al 100%. E la tecnologia di queste macchine oggi consente di avere una totale copertura su questo segmento di lavorazione. Quindi anche in condizioni particolari, con particolari ugelli, si riescono ad ottenere risultati veramente molto importanti anche su apparati fogliari consistenti. Quindi la tecnologia in questo caso ci entra davvero in grande aiuto? La tecnologia è basilare e la gestione della tecnologia meccanica, tra virgolette, dell'attrezzo è importantissima e la puoi controllare solo gestendo determinate elettroniche della macchina. E non solo, anche delle barre, perché si parlava di geometria variabile, questa parola legata alla matematica, che però è fondamentale proprio nel lavoro in campo. Sì, l'evoluzione della barra geometria variabile negli ultimi 5 anni ormai si può dire che ha soppiantato le vecchie concezioni. Con una barra geometria variabile l'operatore è in grado di lavorare acquistando una macchina a 18 metri anche a 12 metri, quindi anche in appezzamenti molto ridotti c'è questa duttilità, ma soprattutto è in grado di poter oltrepassare qualsiasi tipo di ostacolo. Quindi in qualsiasi condizione, tramite degli autolivellamenti e tramite delle chiusure parzializzanti, si riescono appunto ad evitare qualsiasi genere di ostacolo. Quindi si può chiudere una barra, far andare solo una? Si può decidere di fare una chiusura simmetrica o non asimmetrica. Si può decidere di lavorare con parte della barra destra esterna o con parte ripiegata, si può fare quello che si vuole. Geometria variabile appunto perché l'operatore ha capacità di scegliere qualsiasi genere di operatività. E come sempre anche oggi ospiteremo un cliente della Battini Agri. Sì, oggi è un cliente importante, da anni cliente appunto della Battini Agri. I giovani stanno entrando ovviamente in azienda, esigono tecnologie di un certo tipo, siamo in grado di fornirle. Questa macchina nello specifico è stata presentata, ne sono molto orgoglioso, per la prima volta all'EIMA
l'anno scorso, a novembre del 2012, e ha già avuto un notevole riscontro. E la fortuna di avere così vicino questa macchina, appunto per poter dimostrare anche ad altri agricoltori poi in futuro la tecnologia e le performance di questo prodotto. Quindi sono molto molto orgoglioso che la macchina sia così vicina alla sede. L'onore di essere in compagnia di Daniele Cordioli, contotessista di Villa Franca di Verona. Innanzitutto, quanti ettari lavora? Lavoro sui 500 ettari. Con diversi campi, immagino. Certo, molti appezzamenti, anche piccoli a volte. E perché la scelta proprio di queste macchine? Abbiamo deciso di scegliere queste macchine perché la ditta Guernerland offriva una tecnologia molto avanzata, e specialmente per le butti da diserbo. Certo. E perché l'Xtra e l'Xter e non una trainata? Abbiamo scelto queste due macchine perché noi operiamo in appezzamenti abbastanza piccoli e quindi avevamo bisogno di più manovrabilità, e queste macchine ce la possono dare. E vantano una tecnologia ISOBUS, e un controllo GPS delle sezioni della barra, e quindi abbiamo una precisione sulla superficie dove andiamo a trattare molto elevata, con un risparmio di prodotti Anche in tempo, risparmio, immagino, di costi, sì. E tempo. Certo, e quindi parlando appunto di ISOBUS, un concetto fondamentale appunto che Guernerland sta portando avanti è l'ISOMATCH TELUS, questo appunto monitor che vediamo anche alle nostre spalle. Come si trova? Direi divinamente, perché questo display è molto intuitivo, ha la videata suddivisa in due parti. Nella parte superiore abbiamo tutte le impostazioni della barra, della botte, e nella parte sottostante invece abbiamo la guida satellitare, il campo praticamente. Certo, poi tornando appunto al discorso delle botti, avendone due, diciamo il lavoro è più bilanciato. Certo, abbiamo una distribuzione dei pesi sulla trattrice ideale, e quindi un calpestamento, diciamo, uniforme. Omogeneo, sì. E poi si può scegliere se svuotare le botti contemporaneamente, oppure decidere magari se svuotare prima la anteriore o la posteriore a seconda dei casi, insomma. Certo, anche perché può riempire le botti con dei trattamenti differenti. Certo. A seconda appunto del cliente col quale va a lavorare. Esatto, possiamo fare diciamo due miscele diverse. E i clienti sono pronti per queste nuove tecnologie? Sì, sempre più aziende ci stanno chiedendo, che specialmente nel diserbo, delle certificazioni. Che cosa si intende appunto per certificazioni? Sì, si intende che praticamente la botte deve erogare quello che effettivamente è stabilito. Quindi appunto senza evitare sprechi? Sì, esatto. Tutte queste restrizioni della nuova PAC impongono appunto un lavoro di questo tipo. E per quanto riguarda invece i passaggi sul terreno, le sovrapposizioni, cos'è che ci può dire a proposito? Ecco, questa macchina, offrendo la tecnologia GPS del controllo delle sezioni,
elimina praticamente le sovrapposizioni, perché va a chiudere automaticamente gli ugelli mano a mano che vanno a sovrapporre la zona già trattata, e quindi non abbiamo più questo problema. Grazie Daniele per essere stato qui con noi. Grazie a lei. E amici agricoltori, l'appuntamento con Battini Agri è sempre per domenica prossima, dove parleremo sempre di stagionalità con la semina.